Ho lavorato sempre in laboratorio e diciamo che i rumori non erano molto forti. Qualche volta qualche pompa, qualche piccolo attrezzo poteva fare il fischio, però diciamo tutto sommato, conoscendo i rumori che ci sono nelle fabbriche, io ero fortunato. Quindi diciamo non ho sofferto molto lavorando. Forse sono il tipico sordo che non può sentire. Sono stato all'ospedale di Mestre e lì c'era un insegna che diceva dai, provati. Sono andato così per curiosità più che per necessità. E questo qua mi ha detto guarda che tu sei sordo. Allora mi sono anche un po' preoccupato e sono andato in un laboratorio là vicino. Ho trovato delle bellissime persone che mi hanno dato i mezzi per sentire meglio. In effetti la misura del sentire meglio per me è il televisore. Quando io ho indossato questi apparecchi ho sentito la differenza, no? Potevo, e la misura, dico, no, la misura mia è sul mio televisore, avevo dei numeri, no? Io 15, quando segna 15 ci sento bene, una parlata normale ci sento bene. Diciamo la mia vita era normale, penso, una vita normale, ed è ancora normale, solo che quando ascolto sento meglio. No, non mi sono mai vergognato perché io penso che oggi queste cose non ci sono solo per le orecchie, ma ci sono già anche per gli occhi, ci sono per i denti, ci sono tante cose, no? Quindi ci sono i mezzi ed è giusto usarli se ci sono. Se uno mi chiede e io quando sento qualcuno, troppo io viaggio con la gente della mia età, no? E là c'è la sordità. Dico, scusa, quando ti aspetti andare? Ti porto mi dove che si sta bene, ti cura, ti sta attenti, eccetera. No, andiamo. Ecco, quindi in questo senso, capisco che è una cosa giusta e la voglia non ci deve essere. Insomma. Vorrei fare un augurio e anche un invito a tutti coloro che sentono poco, che insomma, decidano di mettersi come si mettono gli occhiali, quasi tutti oggi si mettono gli occhiali detti anche per le orecchie qualcosa, perché vuol dire riuscire a stare in società, perché se tu non senti quello che dicono qua, che ci sono due o tre che parlano, non senti niente, sei tagliato fuori, quindi l'udito è molto importante. È molto importante, questo io dico, e se trovo qualcuno mi faccio portavoce. Ecco, su questo devo dire molto bene, no, anzi benissimo. Il personale della Bottoni è stato sempre attivo, pronto, preciso, ci ha seguito molto.